strada che parla, parla. Aspetta. Orai, aspettami qua sotto col monopattino in verde. Proprio qua sotto, eh. Poveri stronzi con la testa, poveri stronzi fanno festa, poveri stronzi nella merda, ancora niente, più di 30, poveri stronzi come... Io sono Aladin, sono nato il 15 maggio del 2003 e sono in comunità dal 12 luglio 2021. Sono cresciuto in questo quartiere, che è Baggio. Era un quartiere un po' magari che aveva fame. Sapevo che prima o poi magari veniva quel momento là, perché facendo troppe cavolate in giro, cioè non puoi continuare così, no? Sono venuti i carabinieri, mi hanno detto che devo andare in comunità alla Kairos. Io già conoscevo la comunità, però il nome non riuscivo ancora a concepire quale fosse la comunità. Permesso. Prego, prego. Grazie. Questa è casa gialla. Sopra qua ci sono sempre le stanze. Volete vederle? Sì, dai. Poi sì. Finisco la sigla. Qua è più disastrata proprio. Cioè, vedi? Perché sono più piccolini, capito? Quindi vedi qua un'altra porta rotta. Come mai che sono tutte rotte qui? Perché loro... Sì, un metodo di sfogo. Se non hai niente in cui credere, non avrai niente che puoi perdere. Che Aladin è arrivato qua, qual è un po' questo il suo trascorso? Aladin arriva da una cultura tendenzialmente delinquenziale. Molti dei ragazzi del suo quartiere, anche in giovane età, commettono reati, rapine, furti in modo particolare e a volte anche spaccio. È un ragazzo di seconda generazione che vive quindi questa crisi di identità tra un modello genitoriale che in qualche modo ha principi etici e particolari diversi da quelli invece della cultura di quartiere e dei coetanei anche italiani, che è una cultura sensibilmente diversa. Non chiedo che sia easy, chiedo di essere forte nei momenti di crisi. La mia parola è... Come hai conosciuto Don Burgio? Allora, Don Claudio l'ho conosciuto, cioè già lo conoscevo da tanto tempo, perché è sempre mio fratello dal 2018, era finito pure il carcere minorile, così. Quando sono venuto qua sono entrato alle 9 del mattino con due pattuglie di carabinieri, neanche un'ora dopo appunto Don Claudio scende dalla sua casetta, è sceso e come fa con tutti i ragazzi, cioè mi ha accolto, è venuto da me, mi ha dato la mano, piacere, così. E là abbiamo iniziato a parlare, io avevo tutti i fogli che mi hanno rilasciato i carabinieri di tutti i reati, di tutti i capi d'accusa, queste cose qua. E lui, cioè, ha preso il foglio, ha fatto uno, due, tre, erano tipo 15 fogli, li ha sfogliati tutti in 2 secondi, mi ha fatto un po' capire il mondo dove ero finito. Avrei mille cose da dirti e da raccontarti, che non so da dove cominciare. Mamma, il mare se ne frega, ci sente appena, guarda il tempo e vive il mondo alla sua maniera. Di solito riuscite a vedere la famiglia, vengono a trovarvi? Sì, sì, allora i ragazzi, quelli che mi misero cautelare quando ero io, mia mamma veniva con mio papà, a volte con mio fratello quando era libero dal lavoro, qua magari la domenica mattina, domenica pomeriggio. E invece altri ragazzi che tipo adesso magari... Mi messa alla prova, sono loro che escono, vanno a casa loro ogni tanto. Grazie a Dio non mi è mai scappato per la mente scendere e andarmene, cioè fare così. Appunto perché magari penso a mia mamma, penso a mio fratello, come lui ha fatto il suo progetto, l'ha finito, adesso è tutto tranquillo. Penso a mio papà che si sbatte per noi, queste cose qua, quindi cioè li fai stare ancora più male per te. Non ci vinci niente, cioè vinci cosa? Quel momento che sei un po' fuori, poi cosa fai? Magari fai ancora qualche cavolata, quindi cioè ci perde e basta. Tornerò domattina, non prima dell'alba. Questa notte, questa casa sembra quasi un'altra. La tua vita in diretta, il mondo visioni, scimmie con i piedi aperti.
Per questo ogni tanto ci giocano la sera, così quando si annoiano. Poi c'è il ping pong, c'era la palestra una volta, c'era, e poi cosa è successo? C'era la griglia. Oh, magari qualcuno sempre quando è nervoso, così ne parte il matto, sì. Però noi cerchiamo sempre di sistemarle con quello che troviamo. Qua sono tutti questi murales che li abbiamo fatti in inverno con un ragazzo che veniva qua lunedì mattina. E niente, qua era prima tutto grigio, così, sai, quando vedi i muri grigi, così. Poi noi li abbiamo, piano piano, li abbiamo fatti. Ognuno, abbiamo scritto non esistono ragazzi cattivi, sempre, vedi. E lei, come si dice? È il segno un po' della comunità, non esistono ragazzi cattivi, che è la frase di Don Claudio. Noi vogliamo subito dimostrare ai ragazzi che non si trovano in carcere. Noi crediamo che ogni persona che incontriamo sia una persona che ha talenti, che ha potenzialità, che semplicemente sia un ragazzo da valorizzare. E quindi la cattiveria esiste, ma la cattiveria, come dicono molto spesso questi ragazzi, è più una maschera per nascondere agli altri la tua debolezza, le tue paure. Il momento giusto è ora, ho un solo obiettivo. È una vita sola, non mi sono mai pentito, ma di una cosa sola, la scuola. Chiudo il negozio, torno tra mezz'ora. Ti sei sfidatissimo, cioè. Ci sono un po' tutte le cose che ti piacciono, sei interista? Sì, sono interista. Questo me l'ha regalato sempre una giornalista famosa che mi aveva lasciato per il bigliettino. E loro chi sono? Sempre quelli ragazzi di San Siro che cantano. Sì, Savenzo. Savenzo, sì. Li conosci? Sì, alcuni sì, alcuni sì. Sono bravi, Sì, cioè, sì, sono, sì. Sono riusciti a farsi strada. Esatto. Questi sono cantanti francesi, Pianal. Sono i cantanti più famosi in Francia. Poveri stronzi, come mai? È una domanda, rispondi dai, uè. Poveri stronzi come me.